Ma tu guarda sti imbecilletti. Sono 10 giorni che ci sta sempre preso. Che gli dirà qua la capuccetta? Ma come, vedi una signora con tanto di marito al fianco? Da 10 giorni che stai a fare sta scena. Te tuffi, sorti, da rituffi, t'asciughi. E io, Gio, no? Che c'ho scritto Giocondo in fronte? Ecco, bravo. È meglio che te ne vai, va. Che ora abbiamo fatto? Le 6:20. Però, ho dormito un paio d'orette. Anche per oggi è fatta. Finché torniamo in pensione, ci vestiamo, una cosa e l'altra. È arrivata l'ora di cena. Andiamo? Un momentino, finisco la pagina. Maschietto, senti, vieni un po' qua. Che bella barchetta che c'hai, che è un cutter? No, il cutter c'ha la griglia più grande. Giusto, non lo sapevo. Che mi avvicini quel sandalo per piacere. Quello con le sigarette. Grazie, Ci avrai da fare, non ti voglio trattenere, eh? Andiamo, Raffaele. Finisco la pagina. Ancora? Ma con questa velocità mi fai saltare la cena. Rinuncia, va. Non ti sforzare che tanto mia moglie non ti ha visto. Francesco? Sì, amore, sono qua. Come? Niente, niente, mi è cascato il sapone. Ah, credo fossi cascato tu. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Oh, questo stasera è la quarta volta che mi saluta. Che fai? Mi basta così. Qui già ci bastano porzioni da convalescenti. Tu le lasci pure. Permetti. Oh, è tutto pagato, sai. Vero, colonnello? 3.200 dirette al giorno a persona. Escluso il servizio. È peggio di quello militare. Senti, come rosica il frustaccio. Cammina con le mani come le scimmie. Magna le carote come i cavalli. E va a far galletto. E mo che va? L'hai conosciuto? Chi? Quello, vedo che l'hai salutato. L'hai salutato tu? L'ho salutato pure io. Beh, fa l'inchino. Che devo fare? Il minimo rispondo, no? D'altra parte, stando nella stessa pensione, viene istintivo. Quando uno è educato. Certo. E poi quello lo incontriamo spesso anche al mare, no? Anche stasera. Stasera. Ah. Ah, sì. Mi pare. Mi pare? Ma come mi pare? A Raffaele mica mi vorrai far credere che non l'hai notato. A me non me ne importa niente, ma avrei preferito che mi avessi detto a sì quel cretino che mi gira sempre intorno. Forse però non l'ha notato veramente. Può essere. Sta sempre a leggere. Vabbè che le donne ci hanno il terzo occhio. Signora, che fa di bello stasera? Credo che resteremo in pensione, vero Francesco? Sa, tira un vento questa sera. Sì. Se la fa una bella calasta con noi. Veramente, avrei un po' di mal di testa. Allora, suo marito?
taglio. Che è così gentile? Non lo prendi. Eh? La canasta? Sì, certo, con piacere. Grazie. Il signor Mangini questa sera fa il quarto alla canasta qui con noi. Molto obbligato, signor Mangini. Prego, prego. Signor Mangini. Eccolo lì. Signor Mangini. Hai combinato una bella seratina. Io? Potevi anche rispondere di no? Certo, dopo che te l'hai rifiutata te, sembrava una scortesia al fioscino. Signor Mangini? Ma io voglio andare a dormire, invece sono stanca. Signor Mangini? Devi restare qui, almeno una certa ora sgancio. Sono quelli mi fanno giocare fino a domani mattina. Signor Mangini, molto obbligato. Va bene, va bene. Già a me le carte mi piacciono poco. Poi bisogna far vincere per forza quel giuggiolone, se non si mette a piangere. Ma Porello è malato. E vabbè, sarà malato. Però la settimana scorsa mi ha fregato 2000 lire. E se mi vuoi lasciare, ma firmavo. Sì? Tu dicevi sempre... Prendo il pozzo. Eh no, signor Mangini, non può mica prendere il pozzo. Come non posso? C'è la coppia, guarda. Eh no, le dico che non può. Buono, leone, buono. Vabbè, ma perdiamo. Ma non è detto. No, è detto, è detto. Leone, via. Lasciamolo crescere il pozzo. Sì, lasciamolo crescere. Allora pesco. Bravo, peschi. Meno male, una pinella. La scarto, almeno gelo il pozzo. Invece me lo fa poi io il pozzo bello, come mi faccio. E no, non puoi, è gelato. Ci vogliono tre carri. Con due in certi casi. E vabbè, ma così si può tutto. Come è bravo, signor Mangini, ha visto come ha preso il pozzo? Ho visto, bravo, ho visto. Leone, bravo. Ecco le cartoline che ti mamma. Ah, grazie, molto gentile. Ecco, questa è la facciata con la vista dalla parte del giardino. E questa è la villa come era nel 49, prima che la trasformassi in pensione. Bella questa col mare. La prendo, così la mando al mio figlio. Carino. E già non gliel'ho mai domandato. Perché non l'ha portato quest'anno qua? Mio marito ha avuto molto lavoro quest'anno e fino a settembre non si è potuto muovere. Così abbiamo mandato prima il piccolo dai nonni in campagna. Luigino, hai messo la tovaglia alla rovescia, non lo vedi? Sei troppo stanco. Ma sarei vlule. Come dice, scusi? Dico che ammasserei tutta la servitù. Signora, ogni anno diventa peggio. Lei sa quanto prende quel delinquente? 40 biglietti da 1000 al mese. E non so neanche se quest'anno mi finisce la stagione. E oltretutto mi semina la discordia in cucina. Mi mette su il cuoco contro il marmiton. Marmiton? Cosa sono i marmiton? Sì, insomma, lo sguattero. Lo sguattero di cucina. Buonanotte. Mister Roland, cosa fa lì tutto solo col suo libro? Non vede che ci sono due signore sole a parlare? Non conosce i doveri di un gentiluomo? O preferisce le sue mummie? È un archeologo, lo sapeva. No, non sapevo. Un giovane molto fine, uno straniero, ma parla benissimo italiano. Alla sua età? Ma non lo sa che ha tutta la vita per leggere? Venga piuttosto a fare quattro chiacchiere con noi. Oh, ecco che si muove l'eremita solitario. Il signor Roland, la signora Mangini? No, Ronald. Ronald Cowan. Oh, buonasera. Scusi, è Mangini. Vero, signor Ronald. Mi confondo sempre con Rolando, lo chef che era qui 2 anni fa. Si accomodi, prego. Grazie. Io stavo parlando con la signora Mangini della servitù in Italia. È diventata una cosa impossibile. Avete lo stesso problema anche voi all'estero? Ma perché non si fa i fatti suoi, sta vecchia ruffiana? Io sono stato un servo. L'inverno ultimo ero in Grecia. Ho fatto cameriere per una settimana. Il cameriere lei, signor? Sì, sì. Ma è impossibile, cosa ci racconta? Le piace di scherzare. È vero, ero rimasto senza monetto e aspettavo per un amico mio che doveva arrivare da Inghilterra. Così. Ma non mi dica. Ho lavorato in un ristorante. Ma cosa c'è? Li sente, liti, gelosie, una vera disgrazia, una disperazione. Scusatemi, vi lascio solo un momento, torno subito. Prego. Ho sentito, colonnello? Adesso vi sistemo io. Collaborazione. E mo che fai? Lascia soli. Ma fosse una ruffiana davvero. E poi mi mette in conto il 12% del servizio. Hai capito che bel servizio? Mi piace Raffaella che sta a disagio. Si è levata pure gli occhiali. E mo qua non lo vede più. Signor Mangini? No, niente, ho scartato. Ciao, gioca, mamma, gioca.
La padrona della pensione mi ricorda un vecchio signore che ho conosciuto a Parigi. In qualunque conversazione si parlasse dei dialoghi di Platone o della vera identità della Gioconda, il vecchio faceva entrare i suoi reumatismi. Così fa questo con la servitù. Come sarebbe la vera identità della Gioconda? Ma si sa, era Mona Lisa, no? No, sembra che realmente fosse un uomo. Francesco del Giocondo, un amico di Leonardo. Ma com'è possibile? La Gioconda è il ritratto di un uomo? Certo, idealizzato in vesti femminili. Ma guarda quanto parla. E beh, certo, dopo 10 giorni di lontananza, l'avrà bruciato tutta insieme. No, perché ho viaggiato molto. Chissà quante cose belle... Sì, ho tanti dei ricordi. C'è un monastero nel Tibet, costruito su un picco di 4.000 metri. Non c'è strada. Per visitarlo bisogna salire in una grande cesta tirata su dai monaci. E lei c'è andato? Certo. E ci sono rimasto 4 mesi per la paura di rifare il viaggio in discesa in quella cesta. Divertente. Dimmi, lei resterà ancora molto qui? No. Partiamo fra qualche giorno. Mio marito ha il suo lavoro a Roma. Ah, che lavoro fa lui? Ha un'impresa di impianti termici. Termici? Sì, installa i termosifoni. Oh, un lavoro interessante. È un uomo positivo davvero, anche se lui sembra un scunozzo. Come si dice, bambino napoletano? Scunazzo? Scugnozzo? Scugnizzo? Scugnizzo, scugnizzo, sì. Veramente scugnizzo. E io ho chiuso. Oh, oh, bravo. Ma ci aveva visto pensiero. Ho fatto d'oro seduto, 7.000 punti. Più sei sporco una volta. Vediamo subito quanto vale. Allora più 86. 86. Tu mamma più 31. Lei paga allora più. Partiti insieme? Che dici, c'è tempo? Certo, insieme. Posso fare una domanda? Voi siete una coppia felice? Sì. Oh. Francesco, è tardi? Buonanotte. Buonanotte. Ecco, contiamo i punti. Spero di parlare ancora. Quanto dico? 2.600 per lei. Se vuole parlare, signor Mancini, un po'. No, no, tanto ho perso sicuramente. Ecco qua. Quando ci vuole giusto? Fare, ma i conti sa fa bene? Che poi secondo me quello non è malato manco per niente. Ma non starà d'accordo col padre e la madre ogni sera incastrano qualcuno, Raffaele? Eh sì, perché se fosse veramente malato, i genitori dopo si dovrebbero presentare. Scusi tanto, grazie per aver intrattenuto il bambino. Ari, ecco le 2.600 lire. Che bella, che scalda una stella. E invece no. Mi pare che se li tengono, vero? Ecco le zanzare. E per forza è mezz'ora che stai con la finestra aperta. Vabbè, scusa, adesso chiudo. No, è che poi vengono tutte da me, hai capito? Se vede che c'è il sangue dolce. Secondo te la Gioconda era una donna? Chi? La Gioconda, il quadro, il famoso dipinto di Leonardo. Ah, quella che sorride. Appunto. E beh, sarà stata una donna, sì. Perché? E invece no, era un uomo, Francesco del Giocondo, un amico di Leonardo. L'amico di Leonardo? Idealizzato in vesti femminili. Ma perché, pure Messer Leonardo era... Ma no, ma dai, chissà dove leggerai ste buffonate. Ah, è pieno di stelle stasera. No, niente, niente, sono io, colonnello. Scusi tanto, eh. Ti dispiace se dormiamo con la finestra aperta, Francesco? La finestra aperta di notte. Ma di notte è bello. Sarà bello, ma ci abbiamo accidenti. Io mi rimetto la giacca. Lo vuoi il plaid? No. Come te pare. Notte, amore. Buonanotte.
Non si sentono i grilli cantare stasera. L'estate è finita. Quando l'estate finisce, che cosa fanno i grilli? Muoiono? L'estate, la finestra aperta, i grilli morti. Ah, ma allora qui il biondino ha lavorato bene, l'ha portata sul piano romantico. È bravo il fustaccio. Adesso ho capito il baciamano. E vabbè, che gli vuoi dire? Ringraziamo il fustaccio e dormiamo con la finestra aperta. Non ti allontanare e non te leva la giacca che sei raffreddata. Va bene, noioso. Noioso. Hai voluto dormire qua a finestra aperta? Che stavi a preoccupare dei grilli. Un altro po' morite dal freddo. È proprio una ragazzina. Eccolo, cominciava a star pensiero. Cosa fa? Un bel nuotare? No, grazie, torno a riva. Ah. Acqua fredda. Torno anche io. Sì, è meglio. Arriva. Scusi. Che? Pinna. La croce di Malta? No, una croce di Cristo, no. Normale. Mi sa che questo sfrutta pure. Va a finire che gli spacca la faccia. Ma proprio così alto mi doveva capitare. Raffaella, guarda che meraviglia. È bellissimo. Ringrazia la padrona, l'ha mandata la signora Elena. No, l'ha portata il fattorino d'un fioraio. Il fattorino del fioraio? E da parte di chi? Non so, ha detto Mangini. Mangini sono io. Ha detto Mangini. Grazie, Oh, l'avessero mandato i genitori dello scemo per disobbligarsi. Ma scusa, ci sarà un biglietto? No, ci sono le bere, aranci, banane. Ma non c'è scritto niente. Può anche darsi che siano per me, no? Già, certo, è vero. Chi può averlo mandato, Raffaele? Che pensiero delicato. Frutta e fiori di campo. Ah, sai chi può averlo mandato? Quel giovane straniero, là, no. Come si chiama? Il signor Ronald. C'è anche una rosa di stoffa. Già, Raffaella. Il signor Ronald. Perché avrebbe dovuto farci questo regalo il signor Ronald, scusa, eh? Così. Ieri sera avete parlato di me. Per educazione. All'estero si usa. Sentissi tu come parla ben italiano quel giovanotto. Ah, Giano, e mo cominci un po' a rompere, eh? Stai andando oltre. Ma che mi vuoi fare litiga con mia moglie? Questa è una bambaciona, ma se cominci a dare i numeri mi tocca mollare un par di pizze. Non approfittiamo del fatto che sono una persona educata e civile. Io te spacca la faccia, sa. Oh, e me frega sai che sei così arto. T'accorcio a forza de zampate. Davvero, ma noi da morire, finalmente sono tornata da te, col sono un po' sbiadito, ci rivedremo ancora. Permette, signorina. No, no, grazie. Usciamo questa sera. Ma questa volta, amore, io ti dirò di sì. E sai perché? E sai perché? Non posso fare a me.
Dove sei stata? Ho messo un disco. Brava. Vogliamo, vogliamo andare? Ma è presto. Io ti farei ballare, cara, ma con questi ritmi moderni non mi ritrovo. Mettiti qui che stai più comoda. C'avevo un bicchiere, io dove sarei andata a finire? Hai visto, c'è anche il signor Leone, poveretto, col papà. Visto, visto. Stasera gli ha detto male a quelli. Non hanno incastrato nessuno col pozzo. Sei cattivo, però. A me fa soltanto pena. Sì. Io ci butterei lui dentro al pozzo. Bella quella rosa. È quella che stava nel cesto. Ma è di pezzo o di plastica? Di che fa? Di organza. Ah, di organza. Hai cambiato pure la cosa. C'ho una moglie nuova stasera. Sì, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Questo mi sembra un ritmo vecchio, o mi sbaglio? Andiamo, va. Facciamoci questo balletto coniugale. La ballata del coniuge. No, no, per carità, no. Ti dovesse far male metterti a ballare così tutto in una volta. Non voglio avere rimorso. Raffaellina, scherzavo. Facciamo vedere a questi giovani come si balla. No, 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 no. Ho detto di no, ormai non mi va più, grazie. Vai, vai. Peggio per te. Adesso ti tocca ballare con il signor Leone, oh, che ti fa no. Tanta pena. Non fare scherzi. Non so. Digli di sì, se no quello è capace di invitare me. Signor Mangini, posso con la signora? Prego, prego. Obbligato. Obbligato io. Semplicissimo. 1, 2, 3, via. 1, 2, 3, via. Via. Ballerina flessuosa. Me la rompa, che c'ho questa sola. Beh, prego, prego. Anzi, complimenti. E a Roma la posso rivedere? Ma direi di no, scusi, perché dovremmo rivederci? Perché su Marita Canasta è un babbeo, anche babbe e mamma lo dicono che lei gioca molto meglio. Scusi, ma non mi stia così addosso. Ti pare che mancava. Signore? Un whisky con ghiaccio. Bene. Io che amo solo te. Sì. E non molla, eh? È perfino commovente. Se vede che a me mi considera chiosa, una zia. Sarà una mentalità straniera, ma certa e curiosa. A me mi avrebbe voglia annaiare a domandare. Vabbè, tanto domenica partiamo. Ma sì, tanto non c'ho niente da fare. Io vado a domandare. Molto civilmente, col sorriso sulle labbra. All'inglese. Peccato che non c'ho la pipa. Un altro whisky. Buonasera, signor Roland. Buonasera. Ghiaccio, dottore? Come va? Sì, sì, col ghiaccio. Una sigaretta? No, grazie, grazie, fumo la mia pipa. Ah, lei ce l'ha la pipa. Porta cenere? Grazie. Prego. Very kind. Halligalli. Yes, Halligalli. A lei piace l'opera lirica? Opera lirica? Oh sì, moltissimo. A me per niente.
non ci vado mai. Perché a me il melodramma mi fa schifo. A teatro. Figuriamoci poi nella vita. Sono curioso, eh? A lei piace mia moglie, vero? Sì, certo. Abbiamo parlato ieri sera. È una donna con grande personalità. Molto intelligente. Molto gentile. Però vede, anch'io non sono del tutto cretino. Oh, ma io... Mi lasci parlare. Sono 10 giorni che lei ci ronza intorno. E io fino ad oggi ho voluto ignorare. Non ho visto. Ma oggi siamo arrivati addirittura ai fiori. Ma posso... Va bene, lei ci ha messo anche le pere. Io il significato delle pere non lo conosco, ma il linguaggio delle rose lo capisco. E non mi dica che il cesto non l'ha mandato lei, vero? Le sono piaciuti i fiori? Signor Rola, non è mica questo il punto, eh? E allora diciamo diversamente. Lei che cosa vuole? Che cosa cerca? Io? Sì, lei. Niente. Ma come niente? So che non c'è speranza per me. Mi basta stare vicino. Ma vicino dove? Mi basta stare vicino. Mi basta vedere. Mi basta stare vicino. Che male c'è? Beh, certo, detto così, tutto sto male non c'è. Ma, scusi, lei vuole considerare anche me. Il marito come deve comportarsi in questa situazione? Non posso certo continuare sempre a ignorare che lei fa la corte a mia moglie. Sua moglie? E non mia nonna. È un misunderstanding. Prego? Un equivoco. Un equivoco? Ma che equivoco? Un accidente. Ma bambino, io c'ho qualche annetto più di te, ma io che mi stai a far pure? Sua moglie non c'entra in questa cosa. Ma come non c'entra? Da quando è arrivato che si è messa a fare lontananze, inchini, verticali, salamelecchi? Non dico se mi ho piangito con me, ha sbagliato indirizzo, sai. E se vogliamo parlare, parliamo pure civilmente, ma se lei... Signor Francesco. Emma. No. Che triste cosa. Andiamo bene qui. E questo ha proprio sbagliato indirizzo. Non deride di me, signor Francesco. Cerca di capire, signor... Non derida, prego. Oh no, io non derido. Perché? C'è mica niente da ridere. Non so perché. Io sarò di gusti un po' antiquati. Però la donna... Certo che è. Ma benedetto ragazzo, vivo un giovanotto come lei, così alto. Chi se lo poteva immaginare? Non se la prende. Ci siamo sbagliati tutti e due. Francesco? Sì? Ti stavo aspettando. Ero lì col signor Leone. Stavo qui facendo due chiacchiere col signor Ronald. Buonasera. 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 Signor Roland, perché non fa ballare mia moglie? Io sono proprio negato. Certo, è un onore per me. Grazie, molto gentile. Permette, signore? Prego. Ecco. Con quel fisico. E qui non ci si capisce più niente. In 10 anni io non l'ho mai tradito, Francesco, mai. Non l'ho mai tradito, mai, mai. Non ho neppure mai pensato che fosse possibile. Perché? Non l'ho pensato mai. Adesso ci sto pensando tanto. Ma perché ci penso? Perché? Perché?
Stasera, Ronald, mentre ero tra le sue braccia, non mi ha detto niente. Ma io ho capito quel silenzio, l'ho capito, lo sento. Lo sento che la prossima occasione mi parlerà, mi dirà quello che temo. Lo sento che mi dirà qualcosa e io non so se avrò la forza di dirgli: no, Ronald, non posso, non voglio. Non posso, non voglio. No, non posso, non voglio, non posso. Non posso, non voglio, non posso, non voglio, non voglio. Ma che c'hai che è tutta la sera che ridi? Quando te lo dico, ridiamo fino a dopodomani. Te la dico, no? No, non te la dico. Aspetta, te la faccio indovinare. Sente, Raffaella? Levati quella rosa dalla bocca, che me la sciupi. Sei l'amico di Leonardo, che sciupo la rosa? È possibile che devi sempre maltrattare la roba mia, tu? Ma allora ce l'hai con me, ce l'hai? No, ma che maltrattare, Raffaella? Te volevo far indovinare una cosa. Raffaella. Lascia stare. Raffaella, ma che c'hai? Dai, Raffaella, su, apri. Non fa la ragazzina. Raffaella, ma che t'ho fatto? Scusami. Non è colpa tua. Io non so, sarà il mare. Non so. Io mi sento così nervosa. Meno male che è finita. Fra 3 giorni partiamo, così non se ne parla più. Senti. Dimmi. Senti. Partiamo domani. Ma ci abbiamo la camera pagata fino a domenica. Beh, se non ti dispiace, preferirei partire domani. Ho voglia di rivedere il bambino. Il mare ti farà diventare nervosa, però. Lo sai che ti dona? Perché? Sei bella. Sei meravigliosa. Anzi, mi stai proprio bene. Beh, qual è quella cosa che mi volevi dire prima? Quale? Quando stavi lì a fare il buffone. Perché? Non la ricordo più. Oh, mi è passata da mente. Raffaele, il mare non è per noi, Sono venuto qui che ero rimbambito, sono più rimbambito di prima. Andiamo a dormire, va. Questa ha preso una mezza cottarella. Che io dico che fa? L'unica aspettare che gli passi. Anzi, se partiamo subito, sarà pure convinta di non avermi tradito perché è onesta. E quell'altro matto che mi ama? Ma io dico, non poteva essere una donna invece di un uomo. Mi sono sempre piaciute le donne alte. C'è tutto, amore? Sì, sì, c'è tutto. Goodbye. Andiamo. Aspetta, Luigi. Tieni. Grazie. Buon viaggio. Arrivederci ancora. Arrivederci. E come si dice? Good luck. Grazie. Addio, signor Ronald. Addio. E io non dimenticherò. Fammi partire, se no questo mi bacia. Vuoi una sigaretta? No, grazie. Senti un po', ma quel matto con la barbetta ieri sera non ti stringeva un po' troppo?
Da quando in qua sei geloso? Beh, da una quindicina di giorni. Stai tranquillo, non ti ho tradito. Neanche io. Per quanto modestamente un'occasione l'avrei avuta. Io a lei la conosco, mi pare. Dove ci siamo incontrati? Oh, questa è nuova, che fantasia che ha. Pardon? Non le sembra una domanda banale? Che devo rispondere? Che ci siamo visti a Capri, a Montecatini, dica lei. Per me a Montecatini va benissimo. Non per me. Signora, lei è sola, io sono solo, uniamo le nostre solitudini. Ma bravo, facciamo progressi. Grazie. Io avrei una villa al mare. Mm? Mi chiamo Giulio. Mi posso sedere? Certo, perché no? Pronto? Yvonne? Sì, sono io. Dì all'ingegnere che sto arrivando. Come? Cosa? Pronto, Gualtiero? Ma che è successo? Porca zozza, un guaio. E i registri? E le ricevute? Io ve lo dicevo da un mese, se arriva la tributaria siamo fottuti, fottuti! Sì, vabbè, vabbè, vengo subito. Voi intanto datevi da fare, eh? Credevo che la cosa fosse finita lì. Quando si vuole conquistare una donna, si dovrebbe insistere un pochino di più. Non ha altro da dirmi? Devo correre in ufficio. Sta per arrivare la tributaria. E allora? Ma come allora? E che facciamo gli spiritosi? Si rischia la galera, eh? Significa che devo scendere? No, però... Però ci devo passare. Benissimo. Passiamo in ufficio. Lei non potrà mai capire cosa significano 7 anni di matrimonio.
Avere sempre lo stesso marito, sempre gli stessi amici, gli stessi problemi. Credo, una noia mortale. Oggi finalmente è un fatto interessante. Una giornata diversa dalle altre. Un uomo nuovo mi segue per un'ora. Mi segue per la strada, al posteggio, al caffè perfino. Tenta anche un approccio, poverino. Banale, se vogliamo, ingenuo. Ma in fondo, divertente. E invece anche lui è un uomo d'affari che pianta tutto in asso per correre in ufficio. Sì, sì, parole sante. Peccato. Io sono mortificato, ma la tributaria che ti piomba in ufficio è una gran brutta bestia, signore. Morde. Signora, io sono arrivato. Peccato. Poteva essere un'occasione meravigliosa. Per tutti e due. Mi aspetti qui, vedo di sbrigarmi. Mm-hmm. 3 minuti, salgo e scendo. Ingegnere! C'è l'ingegnere! Ingegnere! È venuto l'ingegnere! Ingegnere, io sto impazzendo con le fatture della Fniver. Le ricevute IGE, rifarle al di sotto delle 1500. Ingegnere! Ma le ricevute del quinquennio? No, distruggerle. Le cifre d'appalto ai consuntivi. I riporti del 63 sul 64, 62 sul 61, ma è tanto semplice. Ingegnere, il capitolato, assieme ai moduli. No, 2 annate diverse, le firma quartiere. Ingegnere, mi dica lei quello che devo fare, perché guardi, che per il conguaglio io non assumo nessuna responsabilità. Ingegnere, ci pensi lei, eh? Ah, lo sai che ti dico, e chi se ne frega. Poi sta a sentire, a mezzogiorno arriva il maresciallo Cazzaniga, quello incorruttibile. Ma allora che vuoi da me? Aggiungiamo spese di rappresentanza, spese d'ufficio, ristoranti, alberghi, fiori. E poi io alla fine pagheremo, eh. Nazione infetta. Cosa? Quanto siete riusciti a fregare allo Stato questa volta? Signora, questa volta sarà lo Stato a fregare noi. No. Ma ci vogliamo preoccupare per qualche milione di multa. Godiamoci questa giornata che sembra così diversa. E speriamo che almeno ne valga la pena. Speriamo. Dove stiamo andando? A casa mia, al mare. Sono sicuro che le piacerà, signora. Lei ha fretta di portarmi a letto, eh? Ma le cose non stanno mica così. Ma no? No. Io per lei non ho curiosità carnali, almeno per ora. Stamattina ha fatto tanto per attaccare discorso con me, non ricorda? Lo faccia questo discorso, avanti. Sto aspettando. Parli, parli, si renda interessante. La donna italiana è in bilico. Non voglio usare termini troppo astrusi. O peggio,
logorati dall'abuso che se ne fa oggi per seguire la moda. Qui in mezzo, tuttavia, lo confesso, io provo un senso di soffocazione. Lei lo prova? Siamo soffocati dalla folla anonima, sì. Ma anche dalla solitudine. Cameriere? In una foresta di cemento armato. Guardi, voi costruttori dovreste avere più rispetto per il buon gusto, per la cultura, per la natura stessa. Guardi là, quegli orrendi casermoni. Sa che una volta lì c'erano boschi di pitosfori e ginepri? Sì, lo so. Ma prendiamo Venezia, per esempio. Che sarebbe Venezia se gli imprenditori non l'avessero costruita? Sarebbe soltanto una grigia laguna. Terra e mare, senza abitazioni. A proposito di abitazioni, io a casa mia ho una cucina nuova, perfettamente attrezzata. Perché non ci andiamo subito? Un anno fa qui era così intimo. Una capanna di pescatori, deliziosa. Cambiano tante cose in un anno. Io e mio marito da un anno non abbiamo più rapporti nell'ambito della sfera sessuale. E di chi è la colpa? Forse suo marito non è, come si dice, non è sufficientemente virile? Oh no, 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 al contrario. Desidera? Al contrario. Certo, al contrario. Era un forzato del sesso. Non pensava che a quello, capisce? Oltre al lavoro, fare all'amore. E subito dopo al lavoro. Mi sono spiegata? Da un anno solo il lavoro. Perché io mi rifiuto di essere lo strumento del suo piacere. Lei cosa farebbe al posto di mio marito? Io stesso con mia moglie ho una situazione complicata. Anche nell'ambito, come dire, della sessualità. Quindi sua moglie le sarà insopportabile? Anzi, le voglio molto bene. Ah sì? Veramente. Stanno così, ricordo queste parole. Lei ha ricordo dei suoi primi stimoli sessuali? Io sì. E non sono mai stati semplicemente carnali, ma sempre commisti a desideri di natura psicologica, romantica se vogliamo. Noi donne siamo fatte così. Non siamo delle bistecche nelle quali si affonda il coltello. La bistecca non pensa, ma se pensasse e reagisse, cosa crede che farebbe? Ma chi? La bistecca si opporrebbe, come faccio io. Capisco. Vede, queste cose non riesco a dirle a mio marito. Mi è più facile dirle a lei, a uno sconosciuto. Naturale. Mio marito è troppo chiuso, solo gli affari. È tutto preso da quella schifosa passione per il denaro. Per questo ho deciso di tradirlo. Come? Davvero? Siamo arrivati. Ma cos'è? Un cantiere? Non ci si crederebbe, ma mia moglie non ha mai voluto metterci piede. E il bello è che l'ho fatta costruire per lei. Ecco. Questo è il soggiorno, che dà direttamente sulla spiaggia privata. Calma, calma. Che aggressività. E poi sul cemento. È terribile. Queste le avevo messe perché piacciono a mia moglie. Che gliene pare? Brutta, eh? No, perché? Anzi,
Organizzandosi con dei lettini potrebbe venir fuori una bella clinica di lusso. A me invece piace. Così mi piace. È razionale, sterilizzata, moderna. Questo è un po' banale, non manca mai. Numero 8. Ho sete, mi dia da bere. Whisky? No, whisky no, qualcosa di non alcolico. Prima dammi un whisky abbondante, liscio. Un whisky liscio. No, non posso. Non posso. Ho provato, ma non ci riesco. Allora, cara, che ci si può fare? È inutile prendersela. Non ce l'ha mica ordinato il dottore. Forza, lasciamo perdere e torniamocene a Roma. E invece devo farlo. Devo farlo! Devo farlo! Lo capisci, cretino? Perché non insisti? Dobbiamo farlo! Qui, in macchina. No. Là, sul prato, sotto al ponte. Tant'è estate. No. Là, c'è un motel. Ah, che bello, sembra l'Arizona. Eccitante. Ma sarà riservato. Non ho mai visto una stanza più brutta. Mi piace molto. Cronache di poveri amanti. Ma forse l'adulterio si addice allo squallore.
Non credi? Bella sconosciuta. Mia bella sconosciuta. Sì, sì. Non mi conosci. Non ti conosco. È vero? Di che non sei mio marito. Di che non sei lui. Sei un altro. Dimmelo. Dimmelo. Ma sì, sì, certo che sono un altro, più bello, più forte, più gagliardo. Dolcino mio adorato. No, questo lo dice lui, dimmi qualcosa di diverso. Che cosa, cara? Non so, parolacce. Sì? Sì, altrimenti mi inibisco. Prego, 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 prego. Zuzza. Ancora. Zuzza. Ancora. Puttana. Brutto maiale, come ti permetti? L'ho detto perché me l'hai chiesto tu. No, no, ma come no? No, 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 ormai mi hai inibito. Ci devi stare, no, dai pazzi. No. Buonasera, signor ingegnere. Buonasera, Domenico. E la signora? È rientrata giustamente poco fa. Che cosa c'è per cena? Brodo vegetale, zucchine bollite e mozzarella, ingegnere. Ma perché siamo tutti a dieta? Ordini della signora, ingegnere. E dov'è la signora? In piscina, ingegnere. Buonasera, signor ingegnere. Come sta la signora? È mica troppo bene, sa, ingegnere. Ma cosa? Proprio non saprei. Cos'hai, cara? Guardami negli occhi. Che vergogna. Ma di chi è stata l'idea? Tua? Sei riuscita a cosare? Sì, sei riuscita a vincere la tua inibizione, ad abbattere la barriera. E allora? Giulio, non vuoi proprio capire. Ma perché, cara? Ma non cambi mai, continui a non capire niente. Oggi pomeriggio io ti ho tradito, eh? Giulio, ti ho tradito, capisci? Ma anch'io ti ho tradito. E allora scusa, ragioniamo. Siamo pari, no? Ma sei un cinico insensibile. Vedi, cara, io capisco perfettamente, ma dammi retta. Andiamo dal dottore. Lo so che vuoi farmi passare da matta. Matta! Senti, cara, non possiamo continuare così. Ci sono delle cliniche perfettamente organizzate dove tutto diventa semplice, te lo assicuro. E questo passo, se no, dove andiamo a finire? L'altro mese mi hai fatto vestire da pompiere, mi hai fatto salire con una scala in camera tua. Ed è finita come tu sai. Oggi hai voluto giocare agli sconosciuti ed è andata abbastanza bene. Qualche inibizione è caduta. E con l'aiuto di un buon medico, io sono sicuro che la cosa si risolverà del tutto. Se no, cara, ti dovrai mettere a lavorare.
capisci? A lavorare, come tutte le persone normali. Che è veramente divertente, sono le scuse. Eh sì, perché non ti dai più neanche la pena di inventare ormai. Cos'hai, sei stanco? Eh? Ti annoi? Non hai più idee? Ti suggerisco? No, perché anche quello che mi offende di più è... considerare la moglie una perfetta cretina, scusa. Dico, siamo ancora lo straordinario in ufficio. Roba che non si usa più neanche nella domenica del Corriere. Poi dimmi, quale straordinario? Se vendi automobili. Mm? Cosa sono? Clienti notturni? Ladri di macchine? Mm? Gloria. Come Gloria? Cosa intendi dire? No, ma neanche di giorno c'è in ufficio. Ah, no, che c'entra? Gloria, non mi sono mosso tutto il giorno dall'ufficio. Si sarà sbagliata la signorina. Perfetto. Con una sola parola distruggi tre persone. Oh, dico, straordinario. A parte noi due che, vabbè, ormai siamo già belli che distrutti. Calunni anche quella povera ragazza. Eh sì, perché, alzati, basta negare per te. La sciupi? L'unico santo che conosce è Santa Nega. Perché anche la scorsa settimana, quando è arrivata quella cartolina firmata Elvira, ha avuto il coraggio di dire che era un suo amico Elviro. Ora dimmi tu, no, dimmi tu, dimmi tu se esiste un uomo normale sano di mente che si chiama Elviro. Gloria. Oh. Come Gloria? Cosa intendi dire? Eh? O non risponde? No, mi lascia parlare da sola. Vuoi che diventi matta? Ma sì. Sì, mi sta bene, mi sta, sì. Una nausea. Una nausea? Guarda, una nausea che mi afferra la gola. Ma mia madre ti aveva capito? Eh sì, dico, fare delle proposte perfino alla futura suocera, roba che non si è mai sentita, ma mai. Ma neanche l'Andrù, neanche l'Andrù. E io non ci credevo. Ma fin dal viaggio di nozze. Viaggio di nozze? Ah, la direttrice. Appena arriviamo in albergo, alla direttrice va lì e gli fa... Bonsoir, mademoiselle. Un'amarezza. 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 Una. Amarezza. Mai uno sbaffo di rossetto. Mai una prova. Mica stupido. Mai un profumo che non sia il mio. Già, chiaro. Fa usare a tutte quello che uso io. Magari glielo paghi tu. Ah, ma t'avverto, ho cambiato. Ora uso Diorissimo. 20.000 lire il flacone. Regolati. Gloria. Perché mi è cattivo? Voglio dividerti con un'altra. Ma no, che non mi dividi con nessuno. Tu sei mia moglie, eh? Io ti voglio bene. Ma perché dobbiamo complicarci la vita, dai? Però questa mattina è in ufficio. No, ti prego. No, non dirò più niente. Credo anche alla segretaria. Dico, più niente, tu... Beh, che succede? Ma che ti prende?
La canottiera. Beh, che cos'è? È sporca. La canottiera è pulita. Lo sporco sei tu! Ma insomma, ma ti vuoi spiegare? La canottiera è a rovescio. Chissà che mi credevo. Va bene, vuol dire che questa mattina con la fretta l'ho messa alla rovescia. Ah no, questa mattina te l'ho data ieri, da lato giusto. E va bene, allora come si spiega? Pardon, come si spiega lo devo dire io e tu devi spiegare. Ma che ne so io. Ma trovo una scusa, amore mio, sei così bravo. Ecco, per esempio, guarda. Ecco, guarda, potresti dire che questa mattina ti sei sentito male e allora sei andato da un medico. Questo spiegherebbe anche la tua assenza dall'ufficio. Gloria, questa mattina mi sono sentito benissimo. C'è da un altro. Ah, questa è bellina. Questa è bellina, guarda, se non la usi è un peccato. Potresti dire che stiamo attraversando un periodo in cui si capovolgono i valori morali ed etici dell'uomo e che quindi qualche volta anche le sue canottiere è... Ah sì, questa te la consiglio, perché tanto anche se non ci credono, cosa importa? Basta negare, negare. No, scusa, non ho capito. Cos'è che devo negare? Ma amore, l'evidenza. Ah. Questa mattina ti sei tolto la canottiera in casa di una delle tue luride amanti. Ah, ho capito. Ma poi potevi anche tenertela, oppure è stata lei... Che ti ha voluto una tir. Vabbè, ho capito, oggi non è aria. La vigliaccheria, questo veramente mi indigna. Perché dico, prendi una posizione, sii uomo. Eh? Non è mica la fine del mondo, sai? No. Due persone non stanno bene insieme, si dividono, pace, amen. Dice, ma i mariti bisogna lasciarli tranquilli. Sì. E quello che ho detto io a una mia amica. Dopo 3 giorni il marito l'ha lasciata ed è scappato in Venezuela con la sua assistente. Ciao, Gloria. Io esco. Ciao. E salutamela. Anzi, salutamela. Ah, senti, se vedi Tonino, digli che l'aspetta ai canottieri. Altri ordini? No. Guarda, se è possibile, per favore, cerca di non sbattere la porta, salviamo almeno l'educazione. Perfetto! Trovo io l'assistente, me lo trovo. No. A Caracas vado. Pronto, Patrizia? Sta riposando? E a che ora sì? Alle 4:30. Ah, grazie. Paolo, che fa? Ti aspetta i canottieri. Ah, allora giungo. Sì. Vai e divertitevi. Devo dirgli qualcosa? Niente. E ciao. Digli solo che è un porco. È successo qualcosa? No, niente. Che c'è? Ti dico niente, vai pure. Non è successo niente. Tanto è sempre così e... E divertitevi. Ma no, dai, dimmi. Ma no, poi lo sai che non mi piace parlare. Non... Ma no, dai, dimmi. Ma cosa vuoi che ti racconti? Che il tuo caro amico Paolo mi sottopone a continue umiliazioni, cosa bevi? Dico, umiliazioni continue, cosa bevi? Ah, non lo so, vodka, whisky. C'è solo vino, guarda. Allora vino. Bevi così ti tiri su e vai da lui e ci parli. Perché almeno tu ci parli, io no. Ecco.
Certo, mi dispiace vederti in questo stato. Momento di malumore. Bella quell'uva, Terracina. Ti ho detto dove ti aspetta Paolo? Eh? Ah, sì, 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 ai canottieri. Beh, allora io ci vado. E non si parla mai, mai. Con chi? Con Paolo. Beh, ma... Ciao. E mi lascia qui sola, dopo 2 anni di matrimonio. Beh, ma sai, gli uomini, delle volte uno come fa? Sì, ma dico dopo 2 anni. Poteva anche aspettare, santo Iddio. In tutte le altre cose è un po' ritardato, solo come mascalzone precoce. Certo, no. Ma allora sono brutta. No, dimmi. Eh? No, dimmi, ma sono no, brutta. Ma che brutta? Tu sei mai sei molto più carina di tutte. Ma devi capire, sai, alle volte un uomo, un marito... E l'amore per la moglie è una cosa. E invece... Invece la cosa, l'avventura... Ah no, mica vero. Perché per esempio tu un torto a tua moglie non lo faresti mai. Infatti io glielo dico. Ma guarda Tonino, guarda com'è serio. Sai cosa mi risponde? Tonino è fesso. Hai capito? Ma allora sono fessa anch'io. Eh sì, perché dovrei fare quello che fa lui e invece non lo faccio. No, scusa, permetti. Guarda, quello che veramente mi dispiace è di non essere... Ma su, dai, non dire queste sciocchezze. No, il guaio è che per fare certe cose bisogna esserci nata. Invece, io non ci sono nata e allora impossibile. Hai notato, eh? Mm? No, e non dici niente. Ah, belle. No, il livido qui, me l'ha fatto lui, capisci? Ti picchia? Peggio, mi pizzica. Beh, è carino. Sì, ma chissà chi crede di pizzicare. No, guarda, credimi. No, credimi, umiliata, dimenticata. Trascurata, in tutti i sensi. In tutti i sensi. Beh, certo, deve essere molto spiacevole. Un marito che non... Non che io dia molta importanza al lato in sé, no. Oddio, ci si può anche voler bene senza... Ah, perché Paolo non... No, 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 spesso, anzi, tutti i giorni se vogliamo, ma distratto, apatico. Guarda, sono sicura che pensa alle altre. Ma a tutte no. Meno che a me. Ma no, adesso vedrai che lui adesso... No, senti, guarda, vai. No, guarda, vai, perché ho capito che ma perdi che tempo, allora non è il caso. Vai, vai, ma vai, no, vai, no, vai. Mi dispiace solo di non poter far niente, ma ho l'impressione che stai esagerando un po'. Esagero? Ah, io esagero? Ma senti, allora guarda, digli che se lui non lo smette io lo faccio finita, una volta per tutte, ecco. Io prendo petti, pastiglie e via, così vedrete se esagero. Io esagero, io esagero. Io non Gloria. Non ti passo più. Gloria. Sì. Dai, Tonino, vai. Lasciami sola, lasciami. Ma dai, non posso lasciarti lasciami in questo sola. Stato. Dai, cerca di calmarti. Ti assicuro che appena vedo Paolo gli faccio un bel discorsetto. E gli dico che è un cretino a fare quello che fa con una moglie come te. Guarda, io invidio quella contadina di Cosenza. Ecco. Quale contadina? Sì, una disperata come me, che ha trovato il marito dietro il bagliaio con un'altra. Un colpo di falcetto e amen. Di là non se ne parla più. Ecco. Zac e via. Ma a me il falcetto chi me lo dà? Su, adesso calmati, eh. Gli parlerò io e vedrai, eh. Sì. Sì, sono calma. Sono calmissima. Allora via questi lagrimoni, eh? Un sorrisino. O lo sai a che ora ho avuto il coraggio di tornare l'altra sera? No, a che ora? Lo sai? Beh, all'una. All'una? Lo sai? All'una. Addirittura? Sì, sì, all'una. Capisci? Avrei dovuto credere la storia della benzina. Che benzina?
Ma come? Dice che non ne aveva più, che era rimasta secco. No, le scarpe sul letto no. Hai capito? Non si era accorto di essere in riserva ed è rimasta secco. Ecco, uffa, ma perché sempre le cose più assurde? Va bene essere indulgenti, però, scusa, ma sarebbe stupida, no? Non ti pare? Sì, ma un giorno o l'altro, guarda, io veramente mi vendico, sai, comincerò anch'io a fare la civetta con gli altri. Eh sì, perché, dico, se io volessi non mi mancherebbero mica i corteggiatori, scusa. Il fatto sai che cos'è? Il fatto è che quando... Ginarsi oneste? Non si può, non ci si riesce. Ginarsi oneste. Mi mancava. Eccola, ero in pena che non si era ancora sentita. Chi? La Lollituna, amicissima di Paolo. La vedi? Guarda cosa fa, gira nuda dalla mattina alla sera con le finestre aperte. La vedi? Là, la vedi? Guarda. Là, la finestra. Eccola. Con tutti i capelli bagnati. Beh, guarda, sono sicura che mentre io dormo, sai Paolo che fa, eh? Sai Paolo cosa fa? Va di là e la guarda. Amata! E rovescio. No, Tonino, scherzi a parte. Tu che gli sei amico. Diglielo tu. Eh? Ah, sì, adesso che lo vedo glielo dico. Ma sì, no, guarda, veramente. Digli che se continua così, allora va a finire che io una volta o l'altra io gli metto le corna. Gloria, non dire queste brutte cose. Non è bello, non è degno di te. Capito? Ciao, eh. Ciao. Ciao. Pronto, Patrizia. Ma lo sai cosa mi è successo? No, poco fa. Mi è tornato a casa con la canottiera a rovescio. No. Avevamo appena finito di mangiare. Io lo guardo e gli dico, beh, non hai più idee? Vuoi che ti suggerisca di far Gloria? Come Gloria? Cosa intendi dire? Allora va di là e si toglie la camicia. Beh, neanche uno sbaffo di rossetto. Niente. Beh, ma questa è fantastica. Poi mi abbraccia Giuda. Io guardo bene. La canottiera a rovescio e poi se ne va. Meno male che me, ha dato l'idea.
sì, ci siamo. Ci credo. Momento, ma proviamo con l'ago. Provo con l'ago. Puoi provarle tutte, guarda. Beh, l'odore sì, sì, ma però un po' salato. Salato? Ma non sento. Ma se lo dolce come una caramella, va. Ma in ogni modo, mi faccia il suo prezzo. Ma questo qui è un parmigiano da 900 lire. Ma come si fa? Come no, si fa a offrire 900 lire di un formaggio caxè? Lo faccio assaggiare a Stropassi qua. Lui è mediatore. E allora meno di 1000 lire non posso fare. Sa, fa te, va, io mi estrinseco. Sta calmo. Facciamo 980? 920? Ma che 920, dico, scherziamo? Ma questo è formaggio del Togo, sa? Stropassi, guarda, lo teniamo in magazzino, lo vendiamo la settimana prossima. Lei mi lascia carta bianca a me? Io se l'ho fatto dato lui prima. E poi parleremo. Mi lascia carta bianca a me? Ma perché devo dare carta bianca io? Sono stato da lui. Ma non ce la do, va. Dalla manca siamo troppo lontani, guardi. Dai, Cesare, sì, no. Di più fuori chi troppo? Dai, Cesarino, mola morina! Dai, sta manca, combino la pari! Ehi, ciao, dammi la manina, dai! Vabbè, voilà, che pensi di? Ciao, devi la carta bianca? Per la prima, per la seconda, per la terza, eccola, 950! 950, bella pari, va sulla porta, va, sì, va, guarda un po'. Un formaggio da 1200. Ma lo sa che i topi vengono dalla Francia per mangiare il mio formaggio? Senti che roba qua. È un burro, eh. Questi qui che do in contanti. Per il resto ci faccio una segna. Quant'è? 350.000. Quante fai in tutto? Tutto dunque sarebbe 1.300.000, 1.350. Beh, allora ci faccio una segna da un milione. Vale bene? Intestato a me, Vengo subito, aspetti un momento. Stropassi! Stropassi! Scega! Non ti conosco, amico. Cosa vuoi? Beh, chi? Dunque, chi è 350.000 francs, la tua percentuale te la do dopo. Tiro via 100.000 lire, resta 250.000 francs. Sì, sì. Ciappa, ti do anche il portafoglio. Cos'è, ti ammazzi e mi fai erede? Me li restituisci domani, guarda che qui ci sono anche 100.000 lire mie, eh? È come se non te li avessi dati, se anche vengo a cercarteli non me li devi dare, capito? Vai a giocare, eh? È un paio di colpi. Oggi sento che ho la manina fatata. Questi qua non li vedi più, me l'hai detto tu. Te l'ho detto io. Non c'è niente da fare. Me li devi dare. Parola di mediatore. D'accordo? Va bene? Salute. Sedia che devo andare a giocare. Ma lasci perdere, la so. Me la vuoi dare questa sedia, sì o no? Ma dai, dopo ti do la percentuale, ti do. Ma giochi bene, ma chi se ne frega? Permesso. Come te la senti, Cesarino? Permesso. Pettigliolo. Guarda quelle. Salve, Ragusoni. Cesarino ci ha provato questo. Non mi capinarci come la smella per sé. Smaglia pulita. La colpa non è mica mia. La colpa è della Zingara, che mi ha letto l'oroscopo, mi ha detto che per tutto il mese ho la manina fatata. Perciò fino a fine del mese gioco. Dopo il 31 smetto. Allora porta il banco 85.000. 45. Banco. Banco. Ugadin, portami mezzo litro. Il piatto piange. Anche Cesarino piange. Attenzione, banco a 60.000. 10, 20, 25, 40. Mancano 20.000. Completo io. Allora chi gioca? Tocca a Cesarino, che è ferito. Le dure. No. 8. Ma è tutta la ripetizione. 8, il banco vince, pagare. Una zingara m'ha detto. Perché?
C'ho qui uno cambiale, c'ho. 10 e quindi. Cambiali, Ave Maria, buone sono le mie. Beh, è ben tua. Me l'hai girata a te? Controlla. Sono soldi anche questi qua. Le carte a me. Aspetta. Nove. Vedere che anima. Nove. Ai personaggi, manca vino. Manca 60.000. Al telefono. Il banco a 240.000. 240.000 il banco. Dice 240.000. Ah sì? Allora anche questo dice 240.000. Cos'è? A soldi, soldi, a pipa pipino. Tenetevi il posto, torno subito. Padre mio figlio, o quanto soffri, o tergi pianto, mi torna di... Dammi ben la china calda, va là. Oh. Sveglia, beh. Dai, dammi i soldi, va. Devi andare a casa. Ma no, devo andare a giocare ancora. No, i denari me li hai dati da tenere, non te li voglio. Come sarebbe a dire, ho perso, li devo rifare. Non è mica bello che tu perdi i soldi quella maniera lì. Beh, sì. Poi c'è una certa responsabilità. Ma pensa a me, a te, i soldi sono miei. Ma no, ma vai a casa che c'hai una moglie che è una meraviglia. Lascia stare mia moglie, dammi questi soldi che mi servono, mio guarda coro. La televisione, guarda. Sta su un momento, sta a sentire. Adesso c'è una melodia che è una canonata. Sta a sentire. Di Provenza il mare e il sole, fino al cuore di Angelo. Sì, senti per sentire l'opera di Cauperetta. Tira fuori porta. Che schifo, non ci sei mica quel portello di casa nostra. Guarda, andiamo là. Vieni qua. Dove vai? Apri, apri. Su. Hai capito? Ma... di aprire. Se ti scappa, valla fare fuori contro il muro. Guarda che non può col casotto. Cosa c'è qua, eh? Vieni fuori, schifoso che non sei altro. Piano, 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 giovanotto. Brigadiere, c'è dentro lo stropassi. Mi ha portato via tutti i soldi dal portafoglio. Il guadagno della giornata al mercato. Tutto il matol. Ladro. D'un ladro calma, che calma, non sei calma, altro. Ci penso io ora, calma. Un ladro. Sono pazzi. Esci fuori. Chi ti parla è il brigadiere Piccicò. Mi senti? Esci fuori. Oramai non c'è più via d'uscita per te. A me ladro? Brigadiere, io lo faccio per il suo bene, sai? Vai il portafoglio. Se sapesse cosa ne fa della grana... Prima restituisci il maltolto e poi discuteremo la faccenda. Ma quale maltolto? Te, ciamba! Almeno un po' di rispetto per me! Vedi cosa vuol dire per me, miei amici? Ecco! Mandatemi ben tutti a cagarmi! Carta. Muove il banco! Non l'ho mai visto una pass così lunga! Dico 7 colpi! Ma ti rendi conto? Senti, mo, a quella zingara quando la rivedi, dacci una pedata nel culo. Dentro un 4! Ma alla regola se non è all'esterno! Cosa? No, no, no! Hai perso tutto? Con cosa giochi? Ricominciamo con la pipa? Ma io c'ho fuori anche un camioncino, va bene? E c'ho anche un magazzino pieno di forme di formaggio di mia proprietà. E c'ho anche una casa. E tu devi darmi la possibilità di rifarmi, va bene? Cesarino! Ecco, e allora porta carta volata e una penna stilografica. Che è adesso che cominciamo a divertirsi, te lo dico io. Soltanto chi casca può risorgere, ricordatelo. Ungheri, porta una bottiglia. Porta. Questa volta la paga Regussoni, però. La paga. Oh... Dai, va, ma è l'ultimo colpo, eh. Ah, Oliver. La casa.
Un quarto. Magari. Magari. Sì, a questi anscrama. Sto. Un altro 5, sempre 6. Facciamo la vera stessa. Bravo, aspettate. A dire adesso le fa. Dico anch'io. Io sempre, anche a me sono stato le stesse. Però, dico, Cesarino Copale. Porta bene. No, se lei è un signore, sì. È un signore. Come un vero giocatore, questo sì. Non è mica facile. Bisogna dire che ha perso con dello stile. Lui come ha vinto, come ha vinto a testa. No, lei è una grotta botta. Beh. Lasciami andare! Lasciami andare, non spaghi sta testa! Bertolazzi, guarda che qui c'è il tuo cornetto porta fortuna. Al chi? Dai, monta che ti riporto a casa. No, vopi. Senti, forse una maniera per rimediare c'è. Che se ti va ti riprendi indietro la casa e il resto. Tu però mi devi dare una cosa in cambio. E cioè? Una cosa che c'hai te che mi piace più di tutto il resto. Tua moglie! Porco bastardo! Vieni qua! Fatti figlio, sai! È inutile che scappi! Senti! Non mi sono spiegato, hai capito male! Ho capito benissimo! Vecchio bavoso! No, io volevo dire, per una volta soltanto, una volta stasera si scancella il debito. Ma dai, tu mi conosci! No? Lo sai che sono uno che non parla mai neanche in confessione? D'accordo, è un capriccio, ma cosa vuoi? Sono quasi vecchio ormai, anni e anni di lavoro duro, senza mai una soddisfazione. Vabbè, ma dico, te la vuoi prendere proprio con mia moglie? La soddisfazione? Ma tua moglie, sono anni che la vedo, così bella, in carne. Ma sì, ho capito, sarà il principio morale, lo so. Ma d'altra parte siamo nel 64, siamo gente moderna, ci sono i satelliti, oh. E poi tu fai un buon affare. Ma porca Eva, se io venissi a casa tua a dire che voglio strofinarmi tua moglie, tu cosa mi risponderesti? Domanda giusta. Beh, guarda, io ti direi di sì. Sì, vorrei vedere, io vorrei. Sì, d'accordo, gente moderna. Sì, sì, ci sono i satelliti. Ma insomma, quando si tratta della moglie, le corna danno fastidio, anche i cosmonauti. Chi è? O moglie? Ma la cagherra. Beh, d'accordo, amico, tutti alla tua fortuna, pure con la moglie giovane e bella. E per questo che ti ho fatto la proposta, scusa Bertolazzi, ti ridò tutto, la casa, il formaggio, il magazzino, tutto. E poi resta un segreto fra me e te e magari anche lei. E domattina ti sei già levato in dente. Tebaide. È tardi, ma che ore sono? Lo so, va là che è tardi, scusami, Tebaide. Non ho neanche mangiato, sai? Peggio per te. Ma adesso ho fame. Dai, Tetti, fammi piacere, vai giù in cucina, fa, non so mica, una frittata.
4 uova, un po' di salame dentro, dai, te baide. Uffa, svegliare le persone a quest'ora per farsi fare la frittata, no, sonno, te la fai da per te. Dai, fai la brava, te baide. Vai, te baide, su, coraggio. È il primo momento, sai, poi dopo passa. Non c'è freddo giù. Aspetta, ti prendo io una roba. No, cuversati con cusche. È la mia maglia, ciappa. Perché 4 uova ti fanno male? Ma 2 per 1 no, fanno mica male, sai. Ma io non ne voglio. Ma il Reguzzoni sì. Chi? Reguzzoni. Ma ha accompagnato lui qua. Non te lo ricordi? Il grossista di Cicognolo. Ma sì, quello grosso. Simpatico, eh? Poi bravo. È come un zio. Un cugino. No, è proprio l'ora degli invitati adesso. Ma dove vai così? Aspetta. Non puoi mica presentarti in quella maniera lì. La vestaglia ce l'ho giù. Ci penso io, te la do io una roba che va bene. Toh, infilati queste qua, sono le mie. Infilatele. Dio me. Brava, là, là che vai bene. Reguzzoni. È possibile che non te lo ricordi? Quel bell'uomo. Ma perché porti la gente a casa a quest'ora? Perché? Perché? Buonasera. Signora. È smagrita, Fa niente. Gliel'hai detto? Io? Ma cosa vuoi che ne faccia la corte per farla lavorare? Ah, no, di certo. Oh, non far più di questi scherzi, Perché un'altra volta che mi svegli così, a donna scherpa in la testa. Eccola. Brutta serata, sai, Tebaide? Gran brutta serata. Bisogna aver pazienza, ci vuoi fare. È una brutta serata. Anzi, schifosa. No, ma proprio schifosa, sai? Poi dovevi vedere che confusione lì nel paese. Sai com'è la domenica, nella piazza, nella caniera. E poi, sai, briaghi dappertutto, io non sapevo dove sbattere la testa, non sapevo dove andare. Così, un bel momento, sono andato in un posto. È andata male. Sapessi cosa mi è successo? Guarda, io non ho neanche il coraggio di dirlo. So che mi viene mal di testa, ma mal di testa. Tu non lo sai. Tu, guarda, non puoi neanche lontanamente immaginare quello che mi è successo. Hai giocato. No. Sì, insomma. Sì, ma non è mica lì il male, sai. Si trattasse soltanto di questo. È che il male è venuto dopo, Hai perso. Porca, l'intuito delle donne è una cosa fantastica, ecco. Come hai fatto a indovinarlo? Cesare. Prego. Quanto hai perso? Tutto. Ho perso tutto, capito? Tutto, soldi, la casa, le cambiali, gli assegni, il camioncino, il magazzino, te con più niente, capito? Più niente. Io stramaledisse il momento che mi sono messo a giocare alle carte. Cancro mio, dovrebbe venire sopra. Questa manina fatata, ecco. Dovrebbe venire. Ma la speranza non è mica perduta, sai? C'è ancora una scappatoia. Ti dirò che nella sfortuna abbiamo avuto anche fortuna. Fortuna? Sì. Dipende tutto da quello là. Vieni. Eccolo lì. Dipende tutto da lui. Da lui? Sì, perché ha vinto. E da te. Ma da me cosa? L'ha detto lui. Ma cosa? Di te. Di me? Di te, di lui, di tutte e due.
detto, sai? Sei un mascalzone, un farabutto, disgrazie. Sapessi cosa gli hanno detto, te vai da quello lì, gli avrei anche spezzato un ginocchio. Ma lui scappava, Lazzarò. Poi ho pensato, ma bisogna anche sentire un po' come la pensa la Tebaide. Non si sa mai come la pensa una donna. Beh, può darsi che davanti alla disgrazia, davanti alla prospettiva della miseria più nera. A me è sembrata una proposta brutta, bruttissima. Ma poi ho detto, chi lo sa, magari Tebaide dice, tanto non lo viene a sapere nessuno, per una volta sola, così, insomma, un momentino. Cosa ne so io di cosa passa nel cervello di una donna? Sporco d'un maiale, vigliacco, brutto animale! Se è questo che vuoi, ci vado subito, anzi potevi portarmene altre tre o quattro. Vuoi che ci vada a letto? Beh, ecco, ci vado! No, Vicky! Lasciami, non voglio che vai con quello là! Porcaccione, vado a puttanarmi! Cosa? Sono sberla, sei io! La sberla, vedi! Vai! Disgraziata! Ma io t'ammazzo, t'ammazzo io! Ah, mi fai diventare matto, mi fai diventare! No, scusa, no, perdono, non volevo farti del male, non volevo, no, poveri ma onesti, sai, non ti do mica quel mascalzone lì, no, non ti do mica io quello lì. Adesso vado di là e gli dico fuori di casa mia! Casa sua! Ci sono 24 ore di tempo per pagare i debiti di gioco, è ancora casa mia! Fuori di qui! Fuori il matto, aspetta! Questo sparica lei! Calmiamoci! In fin dei conti, con quel maiale ci si potrà anche parlare, no? Ma dovizzelo io, che in fondo siamo tutti dei cristiani, dunque... Ci parlo io, va. No, lo sbatto fuori! Non sarà così farabutto, no? Non si abbassare, Tebaide, che se la tenga la nostra roba. Lo capirà anche lui, che no? Se la tenga... No, non ti umiliare, Tebaide. Eh no. Callo qui sul vigno che guarda che abbia il tempo, non sei per me. Spenga la luce, che c'ho vergogna. Subito. Cosa fa? Vattene! Fermali! Cosa? Vieni qua! Vicky! Puttana! Della puttana! Che fai da me? Apri! Apri! Apri!
Ma cosa sbatti, cretino? Ti scavesi il collo. Il collo ti scavesi. Che si è addormentato mezzo briaco. Dimmi la verità, hai consumato? Ma quando? In mezzo minuto? Siocco. Oh, meno male. Dio, grazie. Dio, che spavento. Sì. Meno male. Poi si sveglierà. Anche questo è vero. Certo che fa senso, eh. Sì, eh. Eh sì. Ma cosa facciamo? Cosa facciamo? Io non lo so. Ma... No. Senti. Nessuno vi ha visto venire qui. No, perché? Te paite. No, dico, non avrei mica pensato. Non penserei mica di massarlo, vero? Te paite. Insomma, un'idea come un'altra per trovare una via d'uscita. Dio, Dio, guarda a che punto siamo arrivati, a che punto. L'idea perfino di diventare assassini, capito? Assassini! No, 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 per carità. Qui perdiamo la testa, andiamo a finire tutti sulla forca. No, 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 no. Sai piuttosto cosa faccio? Quello lì dorme che non lo svegliano neanche le cannonate. Io vado di là e gli sfilo tutti, pagherò dalla tasca. Mo dai, cretino. Lo sanno tutti che hai perso anche l'anima. E se lui va a dire in giro che ci abbiamo rubato mentre dormiva nel mio letto, son belle che spubblicata. Certo. Ho un'altra idea. Vieni. Vai via. Sì, sì. Aspetta. Ah, sì. Sì, sì, va bene. Va bene. Svelto, che ormai è quasi giorno. Pianino, pianino, pianino. Vieni qua! Vieni qua! Non cantami! Vieni qua, porco d'un gallo! Ti rompe le balle tutte le mattine, adesso non puoi neanche cantare. Non canta! Dai, 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 dai! Thank you.
Ancora. Oh no. Come ancora? No, adesso basta. Ma basta? Ancora non sei contenta, accipicchia, dopo tutto quello che abbiamo fatto. Ma lo sai, che sei proprio come un ragazzino. Però... Oddio, signore, tardi, arrivano i lavoranti. Oh, santo cielo. Dio, Memo, cosa mi hai fatto fare? Se ti vedono qui... Che vergogna. Ah. Ho parlato soltanto io. Cosa doveva dire? Che si ricordava di quello che non ha fatto? Zitto, viene. Si va. Allora, signora, signora, io ci devo dire grazie. Cosa? Ah, lo vesti, lo vesti. Anzi, è bene che senta, perché quello che voglio dire sono cose simpatiche anche per lui. Cesarino. Ma guardami pure a faccia aperta, tu non ti devi pentire di niente. È stata una cosa senza discapito per nessuno, eh? Basta che sei, signora, grazie. Grazie. Oh, mo su, Cesarino, ma non vergognarti. Vieni a prendere il caffè con me. Mo su, dai, che bel caldo, su. O se potrei essere tuo padre, anche quello della tua signora, eh? E poi cosa c'è di strano? Ma dai, è stato un contratto. Io ho acquistato, la signora ha venduto e tu hai fatto da sensale. Tutto in regola, con gran pulizia e simpatia. Perciò dobbiamo essere tre veri amici, come una bella famiglia. So, siamo allegri, che avete fatto un buon affare. E anch'io, No. Ciao, papà. Non ringraziarmi. Anzi, sono io che dico grazie. Ah, già. Beh, adesso ragazza, siamo a Derby, prima che arrivi qualcuno, perché anch'io ci tengo alla nostra nomina, eh? E poi spero che la Tebaide, insomma, non si sia annoiata. Dammi un bel, va. Dammi un bacio, come un fratello. Cara Tebaide. E grazie, ragazzi. Bella figlio dell'amore, schiavo son dei vestiti. Come me è antipatico quello là. Dicevi che era simpatico, cambi idea adesso che l'abbiamo bidonato. Eh sì, ma lui non lo sa, eh. Non è per le gambe, quelle lì vanno, è con il fiato che non ci siamo. L'ultimo pezzo di Poggio di Ana, non ce la faccio mica più a farlo in bicicletta. È l'età. È finito, peggio di Noè. Ma qua l'età, l'età la vuol dire niente, non vuol dire niente, lascia perdere. Io c'ho qualche anetto più di lui e stamattina la salita di Poggio di Ana l'ho fatta così, guarda, ad un piatto. È un bel fenomeno da museo, Regustoni. Ma certo, poi senza baffi è un giovanotto. Sì, un neonato. Guardate i suoi capelli, hanno ancora il suo bel color mogano. T'ho buttato via anche 3 chili, sono uno spiedino. Guarda, mo. Hai fatto qualche cura? Dicelo mo su, così la facciamo anche noi altri. Diglielo bene che ti paga da bere. Osteria strofata, la cura più bella del mondo. Sembra una cosa da ridere, ma non è mica facile. I Regustoni con la concorrenza pacifica. Tant'è che fanno la pellicola pacifica contro i Regustoni. Avete visto? Distinti o secchi? Non salutare. Perché, scusa?
Perché mi gira le balle. Ma perché? Perché mi gira le balle. Se ti dico che mi girano, no? Ne aveva paura, Tverbacan, che la bestia sentisse. Per fortuna che stavo sopra vento. Allora mi avvicino così, col dito sul grilletto, stando così a columbrina dietro la siepe. E intanto pensavo, verrai fuori, vigliaco bugerone d'un daino che ti sbriciolo. E infatti, a un certo momento, eccolo. No, ma scusa Cesarino, è stata una coincidenza, sai, io non volevo mica... No, no, ma Cesarino! Cesarino! No, Cesarino, ma dai, aspetta! No. Senti Cesarino, sai benissimo che non volevo offenderti, dai! Che potessi morire subito qui se ti volevo fare uno sberleffo. Raccontava agli amici che ieri ho sbagliato un daino nella riserva del Conte Cosalazzi. Mola! Ti giuro, per questo facevo così. Se io guardi volevo farti una sgarberia, le corna te le avrei fatte così e mica così. Ma tu quelle mani, vieni qua. Becine. Ma io ti voglio bene, Cesarino. Da quella sera c'ho persino una nuova fiducia nella vita. Ti sono affezionato, davvero. E te e la nostra Tebaide siete quello che ho di più caro al mondo, tu lo sai. Reguzzoni, quando te la dica in faccia, vuoi che te la dica tutta? Te a mia moglie non ci hai fatto niente, capito? Ma niente, di niente, di niente. Oh, gliel'ho detto. Ma perché fai così, Cesarino? Sai benissimo che non l'ho detto a nessuno, mai, mai, nemmeno in confessione, te lo giuro. Insomma, allora non ho mai capito. Volevo dire che te, la Tebaide, non l'hai neanche toccata con un dito. Sei cascato come un fiasco senza paglia, ignorante, d'un ignorante che non sei altro, ignorante, sì. E la mattina quando ti sei alzato, io e mia moglie, ti abbiamo preso per il culo, hai capito? Per il culo ti abbiamo preso, oh, glielo ho detto, oh, mi sono sfogato. Oh. Se proprio ti fa piacere, povero Cesarino, per tua tranquillità pensala pure così. Ma non penso! Così! Va bene, come dici te, guarda! Va via, va via, va via, calmarsi! I fatti sono andati così, non ci ho visto più. Non ho neanche sentito i colpi che ho sparato. Stato d'ira, ecco. Mi raccomando, avvocato, glielo dica lei al processo, stato d'ira. Sì, stato d'ira. Io l'ho detto tutta la verità. Tutto? Ma caro Bertolassi, ma chi vuol che ci creda a ste bagianate qui? Ma quali bagianate? In che senso se le dico che è la verità? Ma siccome lei dice questo Reguzzoni, sua moglie non l'ha neanche toccata, perché lei lo voleva ammazzare? Ma... Scusi tanto, scusi. Mo' è questo che il tribunale vorrà sapere, il perché. Ha capito? C'è già la fortuna che lei l'ha ferito nelle chiappe e se la caverà benino. Però intendiamoci, il tentativo d'omicidio c'è stato. E il movente? Bizzarria. Bizzarria del mio assistito, signor Presidente. O peggio, odio personale per rivalità in commercio. Lo sa quanto ci prendiamo? 8-10 anni come ridere. Ma porca vacca, perché? Se non l'ha neanche toccata con un dito, perché? Vacca, porca! La vacca! Calmarsi, controllarsi. Vacca! La sangue a me. La faccio uscire subito a patto che lei dica la verità vera. E cioè che quel farabutto di Reguzzoni le ha fottuto la moglie. Allora capisce... Movente passionale, legittima difesa dell'onore, eccetera, eccetera, meno di un anno e lei esce con la condizionale. Ma che figura ci faccio con quelli del paese dove sono stimato, tenuto in palmo di mano? Mo cosa vuol mai, siamo gente moderna, si sa cosa diranno, se sapesse di quanti lo dicono al giorno d'oggi. Oh, certo, sarebbe meglio avere una moglie onesta e fedele, specialmente se è giovane e carina come la sua. Ma d'altra parte, appunto perché giovane e carina come la sua, che in definitiva è del tutto naturale che lei sia un cornuto. Ritorni col sorriso che conosco, con questo sorriso vuoi darmi da bere, che insieme alle amiche tu stavi a prendere il tè. Yeah, 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 yeah,
vorrei che ti guardassi nello specchio. Sei senza rossetto, non sei pettinata, non dirmi che questo succede per prendere il tè. Mi dici le parole che conosco, ascolto le cose più belle del mondo, così mi dimentico tutto e sorrido con te.